10 minuti una domanda a testa. Grazie, possiamo cominciare. Mister, buongiorno. Buongiorno. In vista di Modena, per una diversa, anche considerate le caratteristiche dell'avversario o no? No. Ternana, se c'è una delle poche, una diciamo delle certezze che abbiamo, è sicuramente il modulo, perché al di là della partita di domenica scorsa, dove è quella dove non siamo riusciti a esprimere il solito nostro gioco, poi in 11 partite ha dato delle certezze assolute, quindi sarà la solita Ternana, magari cambieranno degli interpreti, ma sarà la stessa Ternana. Le condizioni fisiche di Viviani e in generale di Viviani e in generale il quadro dell'infermeria. Viviani è recuperato, sarà convocato, poi valuteremo il minutaggio e poi il resto non ci sarà Alba, non ci sarà Travaglini, dobbiamo valutare, farà degli accertamenti prima di partire e poi per il resto parte gli squalificati, poi tutti a disposizione. Faccio una domanda scontata, come sta la squadra dopo questa battuta d'arresto, per certi aspetti un po' in attesa, no? Cioè una miniserie positiva, come tu hai detto, la prestazione in attesa, i ragazzi che pensano di quella prestazione in ottica ripartenza. I ragazzi sono tranquilli, perché se io ci metto anche la partita di Coppa Italia a Salerno, se fai 11 prestazioni di alto livello e una volta ogni 11 la sbagli, io ci metterei la firma. Quindi i ragazzi sono assolutamente sereni. In una partita non giocata benissimo, giocata sotto ritmo e sotto tono, siamo riusciti comunque a creare 4 occasioni nitide, cosa che il nostro avversario, pur vincendo la partita, non ha fatto, perché il Brescia ha tenuto sì il pallino del gioco, ma le occasioni che ha avuto sono state la doppia parata di Iannarilli, e quindi è un'unica situazione, e poi il gol avvenuto paradossalmente in un momento dove ci eravamo assestati e sistemati con un centrocampo che non, in quel momento Falletti non era a fare il centrocampista ma era a fare l'attaccante, quindi sicuramente il dato su cui lavorare sono 10 partite ben fatte. Pensare di fare tutte le partite ad alta intensità è impossibile, non ci riesce nessuno, quindi non capisco perché dovrebbe essere una battuta d'arresto inaspettata, considerando che giocavamo con una squadra che ha perso l'imbattibilità martedì, quindi che è una squadra molto forte, perché se te hai un centrocampo con Mandeloi, Bisoli e Bjarnason, è chiaro che è un centrocampo di valore assoluto, che può anche rubarti il pallino del gioco e metterti sotto. Detto questo, alla fine il costruito del Brescia sono 2 occasioni, quella del gol e quella ripetuta, quindi i ragazzi sono sereni come sono sereno io, perché conosciamo perfettamente dal primo giorno di ritiro quello che deve essere il nostro campionato. Mi sembrano gli altri un po' preoccupati, che domenica si sono tutti svegliati preoccupati, ma io sono preoccupato dal primo giorno di ritiro, ma preoccupato nella maniera giusta, non pessimista. Preoccupato, consapevole che c'è da fare un duro lavoro, ma non l'ho scoperto con la sconfitta col Brescia. Invece qualcun altro mi sa che l'ha scoperto con la sconfitta sul Brescia. Allora mister, a Terni siamo tutti allenatori, ma non solo a Terni. Sì, però poi sono andato a vedere, non c'è un Ternano che ha mai allenato in Serie A. E uno solo in Serie B, Andreani. Allora la mia domanda è questa: fino adesso la Ternana ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato. La partita con il Brescia, ovviamente, come hai ampiamente detto, ci poteva stare dopo tante gare giocate bene senza raccogliere il massimo. A Cittadella forse abbiamo incontrato la miglior squadra fino adesso e siamo riusciti a raccogliere un punto, anche se il primo tempo, se avessimo perso 4-0, nessuno avrebbe gridato allo scandalo. 4-0 mi sembra un po' esagerato, però insomma. Quantomeno 4-1. Quantomeno 4-1. Poi magari gli altri devono avere 100% di realizzazioni, non è semplice. Comunque. Un po' divagato. Con il Brescia tu hai dichiarato
che Brescia era superiore, secondo me, onestamente. In quella partita sicuramente. In quella partita è stato superiore. Falletti sta diventando, dal Sud Tirol fino al Cittadella, l'hai fatto giocare come trequartista, comunque dietro due punte. Tu hai sempre parlato che comunque il modulo viene cambiato a seconda con chi giochi. Ma secondo te, per avere un punto fermo, la Ternana in questo momento potrà sempre cambiare modulo? E anche domenica a Modena hai detto che ci saranno comunque dei cambiamenti, dichiarato, ma un punto fermo nella squadra in questo momento c'è? Tipo? Un punto fermo, cioè un nome o inamovibili in determinate parti del campo, non parlo la solita struttura che tu fai. Falletti per esempio è duttile o lo vedi meglio dietro le due punte, come è stato in queste ultime partite, che comunque ha portato un risultato diverso? Un risultato in che senso? Un risultato comunque tra il Sud Tirol e Cittadella, io ho visto un Falletti diverso, forse molto più a suo agio dietro due punte. Sud Tirol o la Reggiana? Dal Sud Tirol fino a Cittadella, se non erro sono state questa la fascia di partite che ha fatto giocare Falletti dietro alle due punte, Raimondo e Favilli. Sbaglio, mi sto sbagliando? Sì, con la Reggiana. Con la Reggiana. Comunque, come lo vedi Falletti in questo momento, a prescindere dai vari cambiamenti? È un giocatore che deve stare dietro le due punte o deve stare direttamente in attacco? È un giocatore che a seconda delle esigenze delle partite può giocare come attaccante e può giocare dietro le punte. A seconda dell'avversario, di cosa troviamo, di cosa non troviamo, è un giocatore che può essere, ha le potenzialità per essere speso in più ruoli. Quindi, a seconda della partita, della caratteristica dell'avversario, noi spacchiamo i 5.400 secondi di ogni partita nostra e di ogni partita dell'avversario che andiamo a esaminare, li guardiamo e riguardiamo ogni volta i 5.400 secondi di ogni partita, e quindi sappiamo benissimo quali sono i vantaggi di Cesar in una posizione e gli svantaggi, come conosciamo quelli che possono essere vantaggi e gli svantaggi di Cesar attaccante. Quindi noi lo valutiamo in base a quello che, al modo della partita. Di punti fermi mi sembra che ce ne sia tanti, perché fino ad oggi hanno quasi giocato sempre gli stessi, quindi salvo problemi particolari di infortuni, o mi pare che la squadra grosso modo abbia una sua identità, fino a oggi abbia avuto una sua identità. Poi se il fatto che si possa cambiare, perché magari in uno storico delle ultime due partite ci può essere qualche giocatore che nelle ultime due partite ha manifestato qualche difficoltà fisica, o magari semplicemente perché ha avuto un avversario di turno che stava particolarmente bene, è un altro discorso. Ma di punti fermi, quando una squadra su 11 partite ufficiali ne fa 10 fatte molto bene e una un po' sottotono, perché io dico che con la prestazione di domenica della Ternana ci sono squadre che sono prime in classifica. Poi noi, siccome abbiamo dato nelle altre 10 partite, sempre creato almeno 8-9 occasioni, se non anche 11-12, abbiamo sempre dato un'immagine di noi, di squadra presente, organizzata, ben messa in campo, tatticamente basta andare a vedere i risultati. Quest'anno difficilmente perdiamo con due gol o più di scarto. Mi pare che quest'anno noi si rimanga in partita con tutti. È vero che probabilmente le cose si ricorda solo quelle recenti e non quelle passate, ma l'ho già detto una volta e lo ribadisco: pur avendo a disposizione l'anno scorso una rosa tecnicamente molto più valida, non ho mai visto giocare la squadra dell'anno scorso, se non all'inizio del campionato, come sta giocando questa squadra qua, che sulla carta ha dei valori inferiori. Quindi io sono, ripeto, moderatamente preoccupato, ma non preoccupato dalla squadra, preoccupato perché so che è un campionato difficile con tante squadre forti, e continuo ad avere fiducia che questa squadra possa tranquillamente farcela nel momento in cui riesce a essere più cattiva, quindi a fare gol e a non subirlo anche quei gol
che subiamo. Se riusciamo a fare questo, la squadra se la può giocare come ha fatto con tutte le squadre. Ultime due, Paolo, dicevo una cosa, e che Modena ci aspetti, ci dobbiamo aspettare. Lo so, chiamate Bianco e mandate. Vabbè, l'avrete studiato in settimana, ecco, come ve l'aspettate voi? Boh, non lo so, come ci aspettiamo? La squadra è forte, e cercherà di fare quello che ha fatto fino ad ora. Nell'ultimo periodo ha cambiato, qualche volta ha cambiato modulo, hanno iniziato con la difesa a 4, ora ultimamente stanno difendendo a 3, però io non lo so come aspettarmelo, nel senso anche loro avranno possibilità di fare dei cambi tattici, dei cambi di uomini, o magari preparare qualcosa di diverso al solito, come magari ha fatto domenica il Brescia, quello lo possiamo sapere noi. Ivano? Poi la partita degli ex, no? Tremolata, Palumbo, Gagno, conoscendo anche Palumbo, diciamo, giocatore che può fare la differenza, insomma, prevista qualche cosa particolare? Beh sì, indubbiamente Antonio per questa categoria è, diciamo, un giocatore per me fuori categoria, per me Antonio ha dei margini di miglioramento notevole, non tanto dal punto di vista tecnico, perché da quel punto di vista lì è già un giocatore di valore assoluto, anche se noi l'abbiamo venduto a 300.000 euro, ma sicuramente il valore è molto più alto di Antonio, e quindi credo che Antonio abbia tutte le caratteristiche per essere un giocatore da Serie A di media alta fascia. Quindi media alta fascia vuol dire dall'ottavo posto al quinto posto, può tranquillamente stare in una rosa di una squadra di Serie A. Quindi se riesce a trovare quella continuità, quella maturità che serve per arrivare a quei livelli, secondo me è un giocatore che ci può arrivare, tranquillamente. No, grazie. Facevo questa domanda solo perché Tremolata e Palumbo insomma sono due giocatori che dal punto di vista dell'inventiva, dal punto di vista della fantasia, possono effettivamente creare problemi. Solo questo, credo. No, noi questo lo sappiamo, però ovviamente più che marcarli, avere un occhio di riguardo per loro, come anche per altri giocatori del Modena, perché lo dice la classifica, il Modena è una squadra forte, non possiamo fare, nel senso sappiamo che quando giochiamo contro determinate squadre ci sono dei giocatori, per esempio Coda, lo sappiamo benissimo che è un giocatore fortissimo, ogni volta ci fa go, quindi noi ci impegniamo, lo marchiamo, sollecitiamo la massima attenzione, ma poi quando un giocatore è forte, quindi riesce comunque a trovare le soluzioni anche in partite dove c'è un occhio di riguardo da parte dell'avversario. Quindi Palumbo è uno che ha quelle caratteristiche, perché non è che lo scopriamo noi l'abbiamo valorizzato, così come altri giocatori, però diciamo diventa complicato, se sta bene, limitarlo. Il fatto che dietro cominciano a correre significa che la Ternana deve cominciare anch'essa a cambiare un po' passo, se non altro i risultati? Secondo me la Ternana aveva già cambiato passo nei risultati, veniva da 4 punti in 2 partite e, ripeto, mi sembrate un po' in generale un po' allarmati. Ma è una domanda basta. No, nel senso, lo so, però poi al di là che io non leggo più la rassegna stampa che mi manda Lorenzo, che infatti vede che non smarco più, mi sembra ci sia, non lo so, dopo domenica che ci sia un po' di tremarella. Io starei calmo perché non è successo niente. Ci sono squadre con noi tipo lo Spezia e la Sampdoria che l'anno scorso giocavano in Serie A e sono lì con noi a lottare, quindi non vedo nulla di nuovo rispetto a quello che sapevamo essere il nostro campionato. Chi lo sapeva, chi ha capacità, chi ha conoscenza delle rose delle altre squadre, che conosce il campionato di Serie B, credo che non sia né più né meno preoccupato
rispetto al primo giorno. Invece molti vedo che ultimamente sono un po' preoccupati, ma non è da ora che sappiamo la Ternana dovrà fare un certo tipo di campionato. Quindi la Ternana, se si va a vedere, oggi siamo a un punto, mi pare, dallo spareggio, ma manca ancora 28 partite, quindi oggi è lunga ancora la strada per il De Profundis. Grazie mille. Dani.